A ogni passo, Phoenix sentiva il peso della spada di Ligirone, gravoso, come la responsabilità sulle sue spalle. Gli hai dato la tua spada! Ah, Achille! Ti volevo chiedere, perché ti aspetti di ricevere una spada da Achille? Come offerta, una normale offerta da parte di qualcuno che ha guardato nei tuoi occhi e ti ha detto che eri speciale, ecco tutto. Gli ho lasciato una rosa nel pettorale dell'armatura. Mi è andato qualcosa nell'occhio. Vai avanti. Ma chi vi ha fatto questo? Prometeo, smettila di compatire gli umani e passa all'azione. Bene. Adesso sì che ci siamo. I frammenti adamantini, il metallo degli dei, persi dai servitori di Tifone, erano attratti. A differenza della carne mortale, che era stata pietrificata, la melagrana cresceva impavida, piena di vita. Quanta poesia per una cosa che devono solo infilarsi in bocca! Non è questo il senso della poesia? Devo nuotare fino all'altra costa! Mi senti lì dentro? Arrivo! Ho trovato la tua ascia! Phoenix si avvicinò all'ascia, sentendo che lo chiamava a sé. Sembra l'ascia di Atalanta. Deve essere una copia. Anche se... Ma prima che Phoenix potesse recuperarla, una forza terribile risucchiò l'ascia nella fossa. Bussa alla mia porta! Nessuno? Pensi che quel vecchio trucco funzionerà con me? Vieni nel mio salone, disse il ciclope al marinaio. Bene, ecco la fine di Phoenix. Una narrazione passabile. A volte zoppicante, devo dire, ma la fine mi ha davvero colpito. E ora, a noi. È tempo di aiutarmi contro Tifone. Non è ancora finita, neanche per sogno. Cosa? Che cos'è questo? Che cos'era quello strano posto? Quello è il Tartaro! Dov'è atterrato Phoenix esattamente? Nel Tartaro! L'orrendo abisso nel quale avevo imprigionato Tifone! Deve aver aperto dei crepacci nelle cripte dell'oltretomba quando è fuggito! Lo sai tu, lo so io, dillo! Phoenix era nel totale dubbio! Ti odio! Ma non sei incuriosito? No! Vai avanti!
capisco se il tuo è coraggio o solamente follia. Vediamo se riuscirai ad accettare la mia sfida o se cadrai come tutti gli altri. Chi sei? Ehi! Cosa sono? Ali. Fenix ci passò sopra le mani, notando che mancavano diversi pezzi. Come se qualcuno le avesse fatte a pezzi. Sembrano essere fatte a mano. Come funzionano? Sempre se funzionano. Funzionano davvero, più o meno. Lascia. L'ascia di Atalanta, la più letale delle cacciatrici, la più rapida delle eroine caduta per mano di Tifone. Ma non l'avevo trasformata! Hai trasformato un sacco di gente. Devo smettere di bere. Uno dei miei fulmini! Nascosto da Tifone. È finita! Fenix diventerà cenere! Nessuno può usare quei fulmini tranne me! Oh, davvero? Una riproduzione del fulmine di Zeus! Assurdo! Il potere percorse tutto il corpo di Fenix. Era troppo da sopportare. No, ma che mi succede? Tanti saluti, mortale! E poi, all'improvviso, si fermò. No! Le ali hanno scaricato a terra il fulmine. Sono state realizzate per sopportare le tempeste. Non dovrebbe succedere! Eppure, è solo l'inizio. Dopo essere finito negli abissi del Tartaro ed esserne sopravvissuto, Fenix riemerse vittorioso. Per ora? Quello sconosciuto che stavo inseguendo, che fine ha fatto? Con le ali avrebbe potuto attraversare l'antico ponte e scoprirlo. Non mi metterei della roba trovata in giro. Chissà dove erano prima. Spesso Fenix aveva raccontato la storia del geniale inventore Dedalo e delle sue incredibili ali. Forse qualcuno ha copiato il progetto, pensò Fenix. Che cosa inutile? Oh, forse sono maledette?